No, vabbè, fantastico. Cioè, tutte le ROM che voglio, addirittura Pokémon. Pokémon verde foglia. No, guarda, c'è pure Street Fighter. Che cosa fantastica. Cioè, ci sono 3000 giochi in questa console e ne potete aggiungere altri 1000, 2000 in italiano delle ROM tramite la micro SD. Cioè. Vi faccio vedere che c'è la possibilità di inserire le nostre ROM tramite micro SD che ho inserito qui sotto, dove c'è anche il tasto di reset e l'ingresso per le cuffie. Ho inserito Metal Slug Advance, Super Mario Advance e ho anche, guardate un po', scaricato Zelda, uno degli ultimi Zelda per Game Boy Advance, in italiano ovviamente, Zelda The Minish Cap. Oltre ai classici comandi, i quattro pulsanti sul lato destro, abbiamo i tasti direzionali, ma abbiamo anche l'analogico che può essere davvero utile in alcuni giochi. Tasto Start e Option. Sulla sinistra abbiamo il tasto che ci permette di spegnere e accendere la console, di quittare o resettare. E il bello è che praticamente abbiamo la possibilità, se il gioco non ci permette di salvare, di creare un'istantanea e poterla caricare stesso da qui. E possiamo configurare anche addirittura i comandi. È perfettamente utilizzabile e inoltre abbiamo un volume davvero molto forte. Lo schermo è anche retroilluminato e c'è la possibilità di regolarlo su 4 livelli. Sulla parte superiore abbiamo l'avvio per praticamente portare questa console su TV tramite il cavo in confezione dedicato e ingresso per caricare la nostra console che ha un'autonomia davvero lunga. E sulla parte posteriore, come vedete, c'è la batteria che è anche sostituibile. I giochi per Game Boy Advance girano davvero perfettamente e cioè avete praticamente tutto quello che volete in una sola console ad un prezzo davvero abbastanza basso. E arriva praticamente con un pacco di giochi, è incredibile. Guardate, ora sono su 713, se parto da uno c'è Super Mario. Super Mario World, Super Mario Bros. 3, Super Mario Bros. Dottor Mario, Mario Bros. Super Mario Bros. 6, Super Mario World 9, Mario 16, Mario Tennis, Mario TV, Contra Force, Super Contra. Cioè, davvero di tutto, guardate. Tetris, Tetris 2, Castlevania, Ninja Gaiden. Ovviamente poi ci sono anche le versioni di Pokémon, ma in inglese, quindi le ho scaricate io. Pokémon Blu, Pokémon Verde, Pokémon 2000, Bomberman, cioè è assurdo, ci sono un sacco di giochi. Davvero penso che tutta la vita non basti per provarli tutti. Andiamo pure nella sezione, per esempio, l'emulatore GG non so cosa sia, però qua troviamo Sonic, Mega Man, Back in Time, X-Men. Anche qui troviamo diversi giochi e per un totale di 3000. La sezione Game Boy Advance è quella che mi piace di più perché tutti i giochi del Game Boy sono qui sopra praticamente. Super Mario, Sonic Advance, Donkey Kong, veramente, veramente un sacco di giochi. Assurdo, veramente, assurdo, assurdo. Cioè, solo per i 700-800 giochi che Game Boy è da acquistare. Soprattutto se voi avete giocato a queste console, quindi cioè, ci sono un casino di ricordi. Anche perché alcuni giochi sono
Nonostante siano vecchi, siano ancora belli da giocare con un buon gameplay ancora oggi. Davvero bellissimi alcuni. Molte di queste ROM che sono già preinstallate sono anche europee molto spesso, quindi c'è la possibilità di utilizzarle in italiano senza scaricare ulteriori giochi. Scaricare comunque ulteriori giochi è davvero molto semplice, basterà creare una cartella e inserire ovviamente diverse ROM che sono compatibili, ovviamente già estratte. Come vedete, questo è Harry Potter e la pietra filosofale completamente in italiano. Questo c'è Pang 3. Guardate. Non so chi se lo ricorda, ma Pang era davvero molto molto popolare una volta. Rugby Metal Slug 3 è uno di quelli che mi piaceva di più. E gira anche molto bene, senza scatti e senza problemi. Si riesce a giocarlo tranquillamente. Qualche ROM c'è che può dare qualche problema, ma vi assicuro che su circa 3000 giochi che ci sono qui dentro, penso 2500 girano veramente perfettamente. Anche il feedback dei tasti è notevole, si riesce ad utilizzarlo come appunto le console originali. Il feedback dei tasti è quello praticamente. E non ci sono ritardi durante il gioco, quindi ci permettono davvero di godere appieno di questo prodotto. Mario e Luigi, madò, che spettacolo, io. Che spettacolo veramente. È il caso di dirlo, sono veramente euforico perché cioè, veramente ho trovato la compagna di viaggio per quando prenderò l'aereo in estate. Mario e anche altri giochi comunque girano benissimo. L'audio è sempre presente, la retroilluminazione è davvero così forte che non potete tenerla veramente al massimo. Quindi anche in condizioni di luce forte solare potete giocare perché anche lo schermo ha un trattamento antiriflesso che permette di non avere fastidiose ombre mentre giochiamo. Cioè, ci sono anche tutte le varianti di Street Fighter, cioè non è che ci sia solo Street Fighter originale, ma ci sono almeno 10 Street Fighter qua dentro. Questo forse era uno dei picchiaduro più belli dell'epoca. Era veramente fantastico. Sasuke. Ma questa è veramente una delle console più belle che ho trovato sul mercato. Vi consiglio di acquistarla. Nella descrizione vi lascio il link. Fatemi sapere se avete qualche dubbio o qualche domanda. Cercherò di rispondere qui sotto il prima possibile. Nella descrizione, oltre i vari link per acquistare questa console e seguirci su Telegram, vi lascio anche le caratteristiche tecniche della console e vi ricordo che potete effettuare i salvataggi o addirittura i salvataggi tramite una funzione della console tramite istantaneo. Se abbiamo un gioco classico tipo quella vecchi da sala, videogiochi insert coin, è possibile comunque salvare i progressi. Un saluto a tutti e alla prossima.